Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con il mio villaggio su Clash of Clans. Allora, guardate un po' che bella roba, ragazzi, che sta diventando il mio villaggetto. Allora, la torre dello stregone, come vedete, finalmente è stata completata. Abbiamo potenziato anche la torre del ralciere a livello 5, mentre sta per finire la difesa aerea a livello 2. Le altre miniere praticamente tutte completate, resta solamente questa, ma fra un giorno è praticamente finita, mentre gli estrattori di elisir li sto potenziando, almeno questo che arriverà a livello 9, quindi questi sono i prossimi che andrò a potenziare. Qui all'interno del laboratorio vi faccio vedere, sto potenziando i goblin al livello 3. Poi altre cose che stiamo facendo, non mi sembra c'è nient'altro, perché in questo video andremo a potenziare il municipio al livello 6. Molti di voi mi diranno: perché non potenzi prima le mura e via dicendo? Perché voglio un attimo allargare il villaggio, aumentare le difese e via dicendo, quindi con il municipio a livello 6 cominciamo un attimo a fare cose molto importanti, anche perché potremo aumentare sia di oro che di elisir di un altro milione, quindi una cosa molto importante, vedendo soprattutto quante risorse ho a disposizione: 735.000 di oro e 708.000 di elisir. Allora, come prima cosa andiamo subito a preparare nuove truppe, che andiamo a fare un attacco, che ci servono solamente 15.000, o meglio 13.000, perché ci danno 2.000 di bonus, dato che ci troviamo nella stagione argento 3, se non ricordo male. Aspettate, dopo lo vediamo. Mi sembra sono nell'argento 3. Tante le sto perdendo proprio senza se senza ma, perché mi sto buttando solamente a capofitto nelle guerre. Quindi praticamente è l'ultimo dei miei problemi andarle a vincere. Preferisco andare a fare risorse. Allora, andiamo subito a fare trova partita e cerchiamo uno con 13.000 o 11.000, questo è 41.000 e sinceramente ha l'oro dentro e non ce la faremo mai con questo muro così spesso. 22.000, questo già ci piace di più, ha l'oro di fuori, quindi questo dovrebbe andare bene per il nostro obiettivo. Allora, utilizziamo sempre gli arcieri, li mettiamo sul fianco e lanciamo adesso un po' di barbari all'attacco, cercando di riuscire a fare tutto ciò che ci serve. Ok, andiamo con l'attacco con gli mitici barbari, sperando di riuscire a fare cosa gradita. Allora, siamo a 7.47, ci serve solamente un altro pochetto. A 7.48 apposta, è fatto ragazzi, abbiamo il municipio a livello 6. Mamma mia, anche se perdiamo non ce ne frega una, proprio niente di niente, perché il mio obiettivo al momento non sono i trofei, però abbiamo vinto lo stesso 55.000 come danno complessivo, quindi siamo messi veramente bene. Stiamo andando a prendere ancora altro oro di, guarda qua, 7.52, 7.53, oh, attacco addirittura al municipio ragazzi, con il montaio che ci sta attaccando. A proposito, una volta completato il municipio a livello 6 avremo anche il secondo mortaio, quindi diventerà un villaggio bello protetto. Ora gli arcieri stanno attaccando il municipio, così ci aumenta anche di un'altra stellina il nostro vantaggio. Benissimo, un bel 66. Gli abbiamo praticamente tolto quasi tutto l'oro che aveva, perché mi sembra aveva un 22.000 e sono rimasti 2.003. Quindi va più che bene, con una vittoria dove ci portiamo a casa 19 di oro, 23 di elisir e 21 coppette. Bene, bene, bene ragazzi, siamo praticamente pronti. Pronti ragazzi, municipio a livello 6. Così avremo un nuovo estrattore, una nuova miniera, 25 pezzi addirittura di muro, un'altra torre dello stregone, un altro mortaio, questo non so cosa sia che è nuovo, altri due cose per saltare e la bomba potente. 4 giorni, lanciamo il municipio a livello 6. Mamma mia, che belle cose ragazzi, che belle cose. Ora con il municipio al 6 cambia veramente radicalmente la mia struttura, e con 25 pezzi di muro in più posso ovviamente allargarlo per inserire un nuovo mortaio e una nuova torre dello stregone all'interno del mio villaggio, per coprire ovviamente i miei depositi di elisir e di oro. Allora, andiamo a vedere nelle caserme come siamo messi. Allora, 41 barbari, 34, qui allora ne possiamo portare altri due a 135. Allora, vediamo un po', l'accampamento non lo possiamo potenziare perché vedete vuole il municipio al 6, questo uguale a livello 6, questo uguale a livello 6. Altre cose da potenziare, abbiamo il laboratorio, che anche questo non può essere potenziato se non portiamo il municipio al 6, quindi era praticamente una cosa che andava fatta ragazzi. Il problema è che andava fatto questo
potenziamento. Ora, sì, voi direte, i miei avversari con il municipio 6 se mi attaccano mi possono massacrare, però è anche vero che se non andavo avanti così rimanevo troppo fermo e non riuscivo a svilupparmi. Anche i depositi di oro non potrò utilizzarli, o meglio non li posso potenziare al momento, però considerate che io andrò avanti con nuovi attacchi nei prossimi giorni per aumentare ovviamente le mie risorse, tanto 725.000 di elisir mi permetterà sempre di fare un ricambio generazionale di barbari e di arcieri perfetti per fare questi attacchi che vanno solamente a attaccare appunto le risorse. Per quanto riguarda la mia posizione, siamo tredicesimi, 942 coppette con 33 attacchi e 6 difese, quindi il mio obiettivo sarà quello di salire a quella successiva. Mi manca praticamente pochissimo, un 50 coppette, così avrò 3.000 di oro e 3.000 di elisir per poter almeno ogni volta che vado a vincere avere un surplus in più nelle mie battaglie. Dato che avevo un po' di gemme a disposizione, al momento non mi servono più, l'ho messe per potenziare per un giorno le miniere d'oro livello 10, che anche queste, come vedete, dovremmo potenziare, le potremo potenziare solamente quando raggiungeremo in questo caso il municipio livello 7. Quindi tante cose l'ho praticamente potenziate al massimo, quindi questo era il punto secondo me proprio di svolta per cambiare radicalmente il mio villaggio. Ora bisogna aspettare 4 giorni, ma in questi 4 giorni ovviamente attaccherò, migliorerò le mura, migliorerò i cannoni, migliorerò tutto quanto per essere pronto soprattutto agli attacchi degli avversari con il municipio 6. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate attualmente della mia scelta, se ho fatto bene o no a portare il municipio a livello 6, ma comunque in 4 giorni riusciremo a fare tanti potenziamenti. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video, e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.